degli alberelli di Natale. Oggi ci prepareremo per il Natale e faremo dei brownie di cioccolato. Ecco, forma dell'alberello è così. E poi stop. Vediamo prima gli ingredienti. Allora, ci abbiamo cioccolato e farina. No, Tiago. Gocce di cioccolato, cacao, sale, lievito, sale, uova, miele e vaniglia, burro, zucchero bianco, zucchero di campana, canna, e una farina. Allora, spezzettiamo ora il cioccolato, lo mettiamo a sciogliere a bagnomaria, lo mettiamo a sciogliere con burro e miele. Quindi spezzettiamolo. Aspetta che ci vuole la forza. Si è spezzettato. Oh, ma come hai fatto? Dobbiamo mettere delle uova, dobbiamo mettere della vaniglia, dello zucchero di panna e dello zucchero. Sempre zucchero. Dammi. Adesso lo devo mettere. Sembra slime. Ora mettiamo questo qua. E mettiamo lo zucchero di canna. Questo. È tutto crunchy. Adesso mettiamo lo zucchero. Wow. È troppo. Adesso mescoliamo con la frusta. Tiago, me la passi? Ok. Dobbiamo mescolare per almeno un po' di ore. Ora aggiungiamo un pizzico di sale. Vale, scusate. Mescoliamo ancora. Ora mescoleremo la farina, il lievito e il cacao. Questa volta lo faccio bene. Mi sono sporcata. Mescoliamo le farine. Adesso mescoliamo le farine con questo. Sì. Tiago, dammi. Wow. Piano. Super disfacente. Wow. Stiamo facendo un casino. È super duro. Il cioccolato che ha sciolto la mia mamma lo mettiamo dentro il composto di uova con il pigala. Tiago, ti aiuto io. Tiago, metti più dentro. Qua. Così, ok. Coliamo. Tiago, più rapidamente. Guarda così. Io sono sempre qua ad aiutarlo, ragazzi. Ok, ragazzi, adesso mettiamo la farina dentro il setaccio che metteremo qua dentro. Vai, Tiago, metti un po' più dentro. Un po' più dentro, ok, Tiago. Tiago, non farmi sbagliare da questa parte. È un po' sporchino. Ma guarda, vedi? Ok, adesso faccio io. E dovrebbe... Vai, fallo. Fallo tutto. Tiago, lo sto facendo. Ora mescoliamo bene. E già mi sono sporcato un sacco. Ragazzi, se vi piace questa roba, fatela a casa perché è molto bello, però fatevi aiutare da un genitore.
esatto, se voi avete due fratellini più piccoli dovete aiutarli con dei genitori. Quindi cliccate qua sotto la campanella, cliccate il tasto rosso e cliccate la campanella e date un pollicione all'insù per se vi piace questo video, cliccate e fate una foto e fate le sprade. E pium! È una cosa di esperti. E va bene, questo lo fai tu. Poi aggiungiamo le gocce di cioccolato, vai! E mescoliamo. Credo. Si deve mescolare piano piano. Hai finito di mangiare tu? Tiago! Tiago! Ciao ragazzi! Accendiamo il forno a 100 gradi. Mi sono confusa! Come si fa? Accendiamo il forno a 180 gradi. Adesso la mettiamo nella teglia. Ricoperta con carta forno. Adesso la stendiamo per bene. Ok, scusate. La dobbiamo stendere per bene nel modo che non diventi troppo storta. Ecco fatto. Questo è il risultato. Ora va in forno per circa 25 minuti. E il nostro brownie è pronto. Questo è il risultato finale. Adesso facciamo le formine. Questa è la nostra formina alberello, ma possiamo farlo anche con il coltello dei triangoli. Tadà! Ecco quello di brownie albero. Ora tocca a me! Dopo faremo la glassa, poi la metteremo sopra con la sac à poche. Corino. Ciao ragazzi! Tiago, lo stai spezzando. Ti aiuto. Non così. Un colpetto e basta. Guarda, guarda. Ho fatto un bel cornettino con la carta forno. Lo vado a chiudere. Ci infilo la glassa che ho fatto con semplicemente zucchero a velo e acqua. Volendo ci posso mettere anche un po' di colorante verde. E ora andiamo a decorare la superficie dei brownie. Faccio io la parte con la glassa. Accendo questa specie di ricamo. Così. Sì, oggi decoriamo gli alberelli con questi. Cioè, noi sceglieremo dei colori e l'altro, però non bisogna assaggiarli come sta facendo lui. Ok, iniziamo. È buona. Allora, come si fa così? Ne versi qualcuno sulla manina e poi ci puoi aiutare qualcuno? Oh, sì. Vai, polvere di fata! Ok. Ok, ragazzi, è molto bello il mio. Guardate. Ehi, ma non è Natale, adesso è San Nicola. Guardate lì. Ma noi ci stiamo preparando al Natale, no? Tu smettila di mangiare.
Tada! Che buono! Cicca bevo, cicca buono, le fate queste. Io faccio quello non più pieno. Metti lo stecco. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Anche ieri. Iscrivetevi al canale, cliccate questo campanella e lasciate un bel like e ci vediamo la prossima. Allora, ciao. Possiamo mangiare? È buono. Mm.